Boo! Ah, non funziona, aspetta. Proviamo l'opening alternativa. Bene, salve a tutti, bentornati a Disaster Day of Crisis. Quest'oggi, l'ultima volta, domani, siamo arrivati al Tempio dell'Orrore. Attraversando la foresta con qualche nemico, ma nulla più, qualche segreto più o meno ben nascosto. Immagino che sia facile bloccarsi, ma chiedere aiuto a Gumbella in quei punti aiuta parecchio. Prima di entrare al Tempio dell'Orrore mi va di scendere nel pozzo, che di per sé non serve a moltissimo per ora. Ma beh, c'è questo Sole Custode. Si è fermata a mezz'aria, guarda che carina. Ah no, è sul trampolino. Andiamo a prendere questo paio di nemici nuovi che si trovano qua nel pozzo. Tanto per andare. Tanto per non doverlo fare dopo. Questa è un'anella. Da. Ricordi del vecchio Tutankhupa che lanciava. Questa anella è abbastanza carina. I suoi PV massimi sono 5, la potenza 3 e la difesa è 4. Ha una bella difesa. Inoltre è insensibile al fuoco e alle esplosioni. Ma se la rovesci saltandole sopra, la sua difesa scende a zero. A quel punto è nelle tue mani, non fare complimenti. Ok, 5 di vita, non 3. Mi sono confuso. Sì, sono praticamente identiche. Si girano. Sempre dopo un turno, non stanno girate come i Koopa. Vabbè, non sono chissà che. Voilà. Nella battuta. Qua invece c'è una specie di esercito di Nelle. skipperò tutte le battaglie. A parte questa. Perché c'è una punginella e va analizzata. Non è uguale alle punginelle rosse, quindi ha un'entrata a parte nell'enciclopedia. È una punginella! È un'anella dotata di punta. I suoi PV massimi sono 5, la potenza 3 e la difesa è 4. Come Nella, è insensibile al fuoco e alle esplosioni. Ma se la rovesci, la sua difesa si riduce a zero. È la tua occasione! Penso tu lo sappia già, evita di saltarle sopra! Ok, no problem. È un po' un problema la punginella a questo punto del gioco perché non ho un granché. Non ho molte abilità con cui infliggerle danni. Con Mazzapicchio le farei uno, penso. Quindi lasciamo perdere. E aspettiamo il prossimo turno. Voilà. E uso indigestione per finirla. Voilà. E le altre posso skipparle. Bam! E mi sono beccato anche un aeromoto. E un level up nella battaglia di prima. Ok, lascialo stare. Voilà. Ok, ho ottenuto un sacco di roba. Ho usato l'altro aeromoto che avevo in battaglia così. Ho potuto ottenere quello nuovo e una tessera. Salto tornado infligge danni a tutti i nemici che volano. È particolare come tessera, ma non è particolarmente utile. Per ora qua sotto non posso fare nient'altro. Bene, e ora possiamo entrare nel tempio dell'ora. Wow, what the what you. Giovanotto, dovremo parlarne in un momento, secondo momento, ma per ora diciamo che è la pubertà Yoshi. Non so cosa è successo lì. Ok, meh, tempio dell'orrore, guarda quelle vetrate, le adoro. Prima cosa che si nota è quel buco là sotto, quindi andiamoci. Beh, non è detto che si noti, ma è la prima cosa che noto io. Abbiamo questo sbrilluccicante. E lì dietro, se notate, c'è qualcosa che brilla ed è una scheggia stella. E c'è anche roba qui. Qui dentro abbiamo una tessera colpo gelo. Fortuna che non l'ho comprata. Congela il nemico che per un po' non può muoversi. E un ricettario, un vecchio libro di ricette dello chef Nino Toccofino. Toccofino perché. Sì, l'ha messo in prigione per pedofilia. È una triste storia. Era un soprannome che poi è rimasto. Nel bene e nel male. E quel libro ci servirà presto. Qui abbiamo.
Beh, non abbiamo un granché. Però c'è una scheggia stella qua in giro, mi sembra. No? Probabilmente mi sbaglio. Mi sembra che sia possibile spingere se... Voilà. Bam. E un bel segreto lì per Spirou. Qui forse c'era una scheggia? Nah. Sono fissate queste schegge. Anche se probabilmente ne avrò più di metà a sto punto. Del totale. Camminiamo un po' nell'oscurità qua per arrivare a uno scrigno. Che ci porta una tessera... meno PF. Parlando di meno PF ho attivato quell'altra che ho. E ne esistono solo due. Esistono due meno PF e due meno PFC in tutto il gioco. Che aveva una strana... Aspetta, qui ce n'è una, sono sicuro. Sicuro! No. Qui c'è una scatola giapponese. Oh! Wow! Wow! Questa è un'indovinella bruciapelo! Dal forziere adesso aperto sono usciti allo scoperto! Quanti fantasmi! E sono usciti 200. Indovinato! Guarda che ti do! Ci incontreremo ancora da qualche parte, chissà! Ok, sono davvero 200, quindi se volete l'ultra fungo bonus, ditegli 200, tutto qua. Bye bye funghi fritti, non mi servite. Ok, oh, la parte è chiusa chiave dall'interno. Ok, qui c'è poco da fare. Lasciamo i funghi fritti come omaggio, I guess, al tempio. Ed è necessario liberare quei bu? Credo. Nah, forse no. Sorry, questa è la mia migliore imitazione dei bu. Vuoi maltrattarmi? Giovanotto, non so che cos'è, ma dovremmo parlarne. Diciamo che è il post mortem dei bu e mettiamola via così. E le battute ricorrenti sono buone se le si sa fare, ma io non le so fare, quindi... Sì. Sì, così te ne puoi andare. Ok. Non capisco la vostra mentalità, Boo. Vuoi maltrattarmi? No. Dici davvero? Bene, potete uscire. Beh. Allora. Ora ci sono un po' di Boo nella stanza. Che ruotano continuamente attorno a voi. E beh, fanno una cosa simpatica. Vedete che mi seguono? Mi seguono e si attaccano a me col tempo. Beh, in teoria non si sono ancora attaccati. Però mi stanno seguendo. Jesus! E dopo un po' che si attaccano, vi sollevano e vi sbattono fuori. Una cosa che si può fare, adesso, da adesso in avanti saranno sempre lì dentro a far questo. E vi daranno fastidio, sempre, perché dovete sbrigarvi... Beh, non è così difficile, ma dovete sbrigarvi e andare da una parte all'altra del Tempio dell'Orrore. Una cosa che potete fare, che è un extra del gioco, è scrollarveli di dosso in fretta. In fretta però, davvero in fretta, perché... Se ne arrivano troppi, vi portano fuori di nuovo. Ma dopo un po' che ve li scrollate di dosso... Razza di bugiardo! Avresti detto che non mi avresti maltrattato! Voglio farlo a pezzi! Mio, mio! E poi... Combination Fusion Time! Come Luigi's Mansion e... Babam! Ai, ai! Ai! Non lo so. Non lo so. Beh, è impossibile fuggire da questa battaglia. Questo è un mini boss, ma opzionale. Non so se Intelligent Systems l'aveva inteso come obbligatorio, ma ne dubito. È Grande Boo. Non è Boo l'osso, ma vedete che nel pubblico ci sono solo Boo. E quel che fanno i Boo è, beh, possono rendere invisibile o voi o un avversario e vi danno
Penso che è il membro del pubblico che vi dà meno energia stella. Dopo il Tartos, ovviamente. Bene, mini boss può essere difficile perché è un attacco davvero asshole. Ma vedremo di non farci fregare troppo. Diamo un'occhiata al grande Boo. È un grande Boo! È un essere formato da un insieme di Boo! I suoi PV massimi sono 40, la potenza è 4, la difesa è 0. Si getta addosso al nemico con il suo corpo gigantesco dal quale produce altri Boo. Può confondere il nemico e immobilizzarlo. Se lo dovesse incontrare quando di notte mi alzo per andare in bagno... sai che paura! Non odiate quando ricevete chiamate da numeri impossibili. Tipo... ha chiamato il numero 00007. Non erano neanche tre zeri, così potevo dire che mi aveva chiamato 007. Che poi sono due zeri. Shh, fuck me. Ok. Come quella volta che mi ha mandato un messaggio vuoto, scrittomi a mezzanotte del 1 gennaio 1900. Fuck, alieni. Let's go! Grande Boo! Fratello... comincia a infliggergli danni normalmente, non so se... No, per sicurezza... Gumbella è un buon compagno per sta battaglia. Sì, partiamo con un ricaricorpo. Mi resta abbastanza per un tutta vita, ma... Ok, adesso lo farò bene, non come la prima volta. Se prendete i funghi, vi rallentano. Se riesco prendo tutte le frecce, tanto vi danno frecce random, quindi anche se le prendete tutte non è tipo garantito un tot di aumento in una certa statistica. Tipo adesso mi ha dato 3 in attacco e 1 in difesa, a volte è 2-2, a volte è 4-0, a volte... dipende un po'. Ok, si sta preparando a un attacco molto simpatico. Quell'attacco è particolare perché i suoi attacchi possono infliggere uno status molto raro ma molto fastidioso che è... lo stop, quello che infliggo io con fermatempo. Solo che se me lo infliggono i nemici può essere una grande rogna. Perché... sì, non penso che c'è bisogno di spiegare il perché. Bam. Beh, primo... beh, no, è un brutto status. Detto in parole povere. Sarei probabilmente morto lì se non avessi avuto... la difesa bonus. Boh, no, non è vero. Non per forza. Bene, dovrebbe essere morto. Voilà. Grande Boo e ricaricorpo è davvero Uber. Tutto quel doping che aveva Gantz, ora abbiamo noi. Yeah! Per una volta! Almeno un mini boss! Fuck yeah! Oh, alleluia. Grazie mille. 38 punti stella. Molto bene. Finalmente. E vi dà una tessera molto interessante. La tessera lotteria. Succede qualcosa di bello quando inizia una battaglia. Il qualcosa di bello dipende dal caso. Non è mai qualcosa di brutto, quindi non può andarvi contro quella tessera. Beh, a dipendenza di cosa considerate andarvi contro. Disattivo meno PF per ora perché a Mario non serve a molto. Attivo lotteria e così vedremo un po' di effetti. Anche se boschi però la maggior parte delle battaglie non è vero perché ci sono nuovi nemici qua attorno. Bene, ora che abbiamo sconfitto i Boo non appariranno più. Potete venire, tornare e fare apparire il grande Boo in qualsiasi momento del gioco da qui in avanti. Quindi anche se avete già finito il gioco penso che potete tornare qua e ribatterlo. Parlando di Oolong e Gantz, ecco, un amico di Swoopistrex. Caro amico Swooper. Sembra che Tutankupa sia amico di questo posto, perché... eccoli qua, i pipistrelli. È uno Swooper! Chissà perché si chiama così. Comunque, è un bel nome. Vorrei provare a lottarci. Ma magari un'altra volta. I suoi PV massimi sono 6, la potenza 3, la difesa è 0. Adora stare appeso ai soffitti. Ma se gli infliggi dei danni, allora se ne staccherà e sarà la tua occasione. Okidoki. Utile in questa parte, credeteci, no, è Spirou che può, con il suo attacco standard, può colpire anche i nemici sul soffitto. Comunque volevo dire, per quanto riguarda
Gans sul soffitto, beh, sulla trave, che abbassano perché sono troppo gentili con loro. Parlando di Gans, scendo, non hai anche fatto notare che si è attivato l'effetto di lotteria, e questo è uno degli effetti, vi dà 2 PF a turno per 2 turni, quindi avete un po' di attacchi gratis all'inizio. Praticamente una mia teoria, che non vale più dalla prossima gemma stella, è che le gemme stue, wow, fucking ok, fucking oh ok, Spiro Creepy hai messo su peso. Che non vale più dalla prossima gemma stella. La teoria che avevo io è che ogni gemma dà un potere che è in relazione al boss che avete battuto. Con Crimilda più o meno ha senso, è un boss molto potente e vi dà un'abilità molto potente, Astromoto. Nella grande quercia dovete fermare Fustighino prima che la bomba esploda e quindi avete fermatempo. E in Oolong dovete battere un tizio super dopato e vi dà il doping in un certo senso. E la prossima non ha molto senso però con questa teoria purtroppo. Anche se in teoria dal quinto boss riprende, poi nel sesto boss non ha più senso, e il settimo boss non ha più senso. No, non capisco come funzionano. Comunque questi interruttori aspettiamo a colpirli, perché prima c'è... Qua c'è, sicuro! Eccola qua, così ero sicuro, man. Così sicuro. Sicurezza da tutti i pori. Qui c'è una scala, appunto. Se salite ora com'è, uscite e riarrivate, praticamente ritornate nel salone principale. Ma noi non vogliamo questo. Noi vogliamo. Beh, non sappiamo ancora di non volerlo. Se ha senso. Fatemi. Non vale la pena. Posso anche. Ok. Invece di parlare a Vanvera, meglio mostrarvi direttamente cosa intendo. C'è un'uscita segreta qui che non molti notano, io compreso. Tipo una delle ultime cose che ho trovato. Che vi porta a questo albero morto, ma comunque dorato. E se lo colpite vi dà una foglia dorata. Da 10... 10 PV? Ah! Allora sì, rinuncio ai funghi fritti volentieri. Era nel primo Paper Mario che dava un PV? O in Super Paper Mario forse? Magari mi confondo. Comunque. E potete... È utile per alcune cose, quindi vi conviene sapere dov'è. Soprattutto ricette e side quest. Gumbella un po' debole, tieni. Voilà. E per... semplicemente dovete uscire e rientrare dal... Forse dalla porta o forse dall'area del Tempio dell'Orrore per far rigenerare la foglia. Non me ne ricordo bene. Dovrei fare scorta ma non ho spazio nell'inventario al momento. Ehi. Pipistrelli con pipistrelli, I heard you like bats! Ecco, volevo mostrarvi questa cosa. Che ho detto tanto tempo fa ma magari non ci credevate. Bam! Se lo fate al massimo potete beccare anche i nemici sul soffitto con Astromot. È un rischio, quindi io non lo farei, ma tanto per... È un po' una cosa carina da mostrare, tutto qua. Bene, ora che abbiamo sconfitto tutti, e sono sorpreso che non abbiamo incontrato un singolo Boo, che a differenza del primo Paper Mario sono invertiti con i tipi timidi. Perché i tipi timidi, beh, non è che sono... non sono più ostili in questo gioco, ma sono... neutrali. In questo gioco i Boo tornano ad essere ostili a Mario. Beh, siamo in una zona diversa e tutto il resto, ma... Vabbè, si vede che non potrò analizzarli. A meno che ci sono altri nemici, ma mi sembra di no, dovrei uscire e rientrare. Bene, ho mosso la scala verso di me, verso lo schermo stavolta, per andare da questo lato. E di qua... Ah, eccoli qua i Boo, come non detto. Un
Bene, così posso anche analizzarli. E vedete che la lotteria mi ha dato un bonus schivata, che con i due totofortuna che ho attivati è già un bel po' di schivata. È un Boo! È un fantasma che già conosciamo. I suoi PV massimi sono 7, la potenza 3 e la difesa è 0. Non ha una grande potenza, ma conosce una tecnica per rendersi invisibile. Quando è invisibile diventa insensibile a ogni attacco. Si dice che i Boo abbiano un viso splendido, ma non voglio vederli. Soprattutto di notte. Sai, magari ti alzi per andare in bagno e salta fuori uno di quelli e... Oh, ma cosa dico? A volte dimentico che sono una signorina. Non posso farlo fuori in un turno? Hanno diverse tecniche interessanti, Boo. La peggiore è quando si rendono invisibili perché allungano la battaglia. Questa è la peggiore per lui perché semplicemente salta in aria. Cioè, diventa un nemico aereo invece di uno di terra, ma... non fa molta differenza. C'è un altro in giro? Non credo. Comunque, si può arrivare di là con The Boss. Ci ho già provato, è possibile, ma andiamo sul sicuro. E vedete, praticamente i Boo singoli prenderanno il posto dell'esercito di Boo. Se sconfiggete il grande Boo. E ora... Voilà, mi basta colpire due volte l'interruttore. E la scala è tornata da questo lato. Passiamo davanti alla vetrata. Buochi indagatori, piante piranha. Molto bello. Frattiamo sto coso. Voilà. Possiamo aprire la porta e salvare. E sapete cosa anche possiamo fare? Possiamo chiudere qua l'episodio e ritrovarci la prossima volta e arrivare in cima al misterioso Tempio dell'Orrore, trovare la campana e, beh, chi sta lanciando il maleficio su Casa al Crepuscolo. Grazie per l'attenzione e buonanotte. Sei riuscito a dormire? It's so creepy. Guarda, il muro è così sporco, ma... Come fai a dormire? Come fai a dormire con quegli occhi che ti guardano? Come fai? Come fai a dormire con questo rumore di passi? Quei Boo Man, i Boo Man, le sopracciglia dei Boo. Se mettessero un sopracciglione unico ai Boo sarebbe ancora più terrificante.